L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha presentato ad Ancona un simulatore navale a supporto della sicurezza dei porti. Lo vediamo nel servizio di Simonetta Eppoliti. Il simulatore si può definire come una macchina che ci permette di simulare una navigazione a bordo di una vera nave. Infatti, grazie a questo simulatore possiamo letteralmente pensare, insomma, di stare su di un ponte di comando e vivere l'esperienza di comunque ufficiali, capitani che lavorano tutti i giorni su di una nave. Questo serve per farci imparare tutte le varie situazioni che possono accadere durante la navigazione, quindi per esempio imprevisti oppure anche cose più ordinarie come può essere ad esempio un ormeggio o un disormeggio. Uno strumento tecnologico per studiare nuovi approdi in banchina in sicurezza. Questo è il simulatore navale utilizzato dagli studenti delle quinte classi dell'indirizzo nautico del corso di studi in trasporto e logistica dell'Istituto Superiore Volterra Elia di Ancona. Uno strumento aggiornato con un nuovo software grazie al sostegno del progetto europeo Intesa e già più volte utilizzato dalle autorità dello scalo dorico. Che cos'è questo? Cosa stai facendo? È il radar e serve a trovare o individuare ostacoli o altre navi in movimento che però si trovano molto più distanti rispetto alla nostra posizione. E possiamo, diciamo, questi bersagli individuarli e prendere tutti i loro dati, velocità, posizione, rotta. Possiamo anche, diciamo, effettuare rilevamenti che servono per trovare la nostra posizione in caso di difficoltà. È uno strumento utile agli studenti che migliorano la loro formazione e si preparano per un mestiere importante come quello del navigante, ma è importante anche per tutte le strutture del porto, i piloti, la capitaneria, le autorità di sistema portuale, perché possono verificare con un simulatore, quindi senza danni, le manovre più particolari per ottimizzare tutto ciò che avviene nel porto a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e a tutela della sicurezza del trasporto marittimo.